Ciao a tutti, buonasera, siamo allo Juventus Stadium, siamo qua per divertirci, ma in realtà anche per lavorare, perché oggi parleremo di Jeep. Quindi siamo con Eric Laforge e sono responsabile di Jeep in Europa. Un bilancio di questi tuoi primi mesi in Jeep? Allora, estremamente positivo, ho una lunga esperienza in questa azienda e quindi in realtà quando sono arrivato in Jeep penso che li conoscevo tutti i colleghi e quindi sono stato accolto subito in maniera molto entusiasta e non ho avuto questo tempo per adattarmi alla squadra. Poi qualcuno direbbe ti piace vincere facile, conoscevi l'azienda, il brand è quello che va più forte. Esatto, e conoscevo anche il brand perché sono stato il capo all'epoca era FCA in Svizzera e in Germania. E Jeep era un marchio molto importante, in particolare il Grand Cherokee all'epoca in Germania, e quindi in realtà sono sempre stato molto vicino al marchio Jeep. Ma quello che interessa a chi guarda questo canale YouTube in realtà è il prodotto, le macchine. A proposito di Grand Cherokee, la novità è il Grand Cherokee ibrido. È una delle novità, perché abbiamo comunque Avenger. Chiaramente, di Avenger, dopo parleremo anche di Avenger. Torneremo su Avenger. Allora, Grand Cherokee, già i primi i clienti che hanno avuto le Grand Cherokee sono tra i parentesi i giocatori della Juve. La scorsa settimana ho avuto l'immenso piacere e grande onore di consegnare a ognuno di loro un Grand Cherokee e devo dire che mi aspettavo un entusiasmo ma non così importante. Alcuni erano come dei bambini davanti alla vettura a veramente voler capire come funzionava. Forse perché ha le carte in regola per piacere a quel tipo di pubblico, cioè è sportiva, è giovane, ha una componente tech, c'è comunque un motore ibrido che è attuale, ma è anche abbastanza chic, diciamo così. È chic e poi c'è un'altra cosa. Chic, si può ancora usare questo termine? Soprattutto ti consente di essere diverso dagli altri. Sì, identitaria, perché ti distinti. Veramente, se sei a Torino, viaggi col Grand Cherokee, beh, la gente ti guarda, ti ferma. Non con tutte le vetture di questo segmento. Qualche accenno riguardo l'autonomia, ho visto 48 km con l'elettrico. Ma basta veramente per andare in centro città e andare a parcheggiare, andare a fare la spesa in centro città, poi uscire e dopodiché si ritorna in combustione a benzina, quindi è oggi un perfetto. È una modalità che piace, sì, perché sì, l'elettrico basta, fa un po' paura, ma su alcuni tipi di target, ma l'ibrido piace ancora tanto, soprattutto sui modelli. Piace per accedere veramente ai centri città, dopodiché questi clienti che fanno lunghe percorrenze in autostrada, cioè hanno bisogno di un motore termico ancora oggi. Li capisco bene. Invece riguardo all'Avenger, ne abbiamo parlato più volte, cosa ci vuoi dire a distanza da qualche mese dalla presentazione? Ci sono le code ai concessionari, la gente non vede l'ora di poterla comprare? Allora, c'è una cosa incredibile. Io sono, possiamo dire, un vecchio stock di questa azienda e ho fatto tantissimi lanci. Uno dei più grandi lanci era una Fiat 500, possiamo nominarla, che ha avuto un successo strepitoso, ma non come Avenger prima del lancio. Il lancio di questa Avenger ha fatto sì che abbiamo accumulato più di 25.000 ordini di questa vettura in Europa prima di averla neanche fatta arrivare in concessionaria. Ti dico solo questo, ho fatto vedere uno dei due o tre video sull'Avenger che sono sul mio canale YouTube a dei colleghi tech, hanno detto, caspita che bella macchina cos'è? Cioè, la pila è quello, che sia mia suocera, i colleghi giornalisti, la pila è quello. Allora, ti racconto un aneddoto. 3 settimane fa ne avevo presa una full electric, stavo a Torino, un signore con la signora per la strada mi hanno fermato. Io ho detto, cosa ho fatto? Mi ha fatto fermarmi e mi ha detto, ma me la fai vedere questa macchina? Addirittura? Sì, sì, vero, vero. E un'ultima cosa, io mi interesso di social da anni, ho scritto libri su questi argomenti, insegno questi argomenti. Jeep è un brand molto forte e adesso la competizione è più che mai agguerrita sui canali del digitale. Qual è la tua idea di come si propone Jeep? Qual è la tua idea poi per comunque farsi vedere anche su quei canali a un pubblico poi giovane che è un target un po' particolare? Soprattutto questo è una grande opportunità per noi, perché lo vediamo su Avenger, abbiamo l'età media dei clienti, dei primi 26.000 clienti che hanno comprato un Avenger in Europa,
è 10% più basso che il resto della gamma. E questi sono i clienti che sono andati su i social, sul web per scoprire la vettura e firmare un contratto di acquisto di una Avenger senza neanche averla provata né toccata. Chiaro. Senza la potenza del web è non sarebbe accaduto. È il primo canale di approccio in cui vengono scoperti poi i dettagli della vettura? Assolutamente, è quello che è accaduto. E siete riusciti a fare una comunicazione come pensavate, a comunicare i dettagli in particolare, ma anche la PID della vettura? Sì, e addirittura ci ha dato un accesso non solo a clienti più giovani, ma anche a una clientela molto più femminile. A oggi più del 40% delle Avenger che abbiamo vendute sono state vendute a donne. Questo è una novità per il mondo Jeep. Chiaro. Ti ringrazio, allora non vedo l'ora di guidarla, nel frattempo ti ringrazio per questa chiacchierata. Un saluto a tutti, grazie. Grazie. Ciao. Grazie.